sempre stata felice di essere omosessuale, nel senso che le sensazioni che provavo per la mia compagna mi facevano stare bene. Dicevo, ecco che, però sì, sono stata triste per molto tempo al pensiero di non poter avere dei figli. E questa era sicuramente una forma di omofobia interiorizzata. Poi, grazie all'incontro con l'associazione Famiglia Arcobaleno, ecco, insomma, abbiamo fatto il nostro percorso abbastanza velocemente e siamo diventate mamme. E una delle domande più frequenti è giusto che gli omosessuali possano avere dei figli? Questa domanda è profondamente omofoba, perché in qualche modo si afferma che una persona omosessuale non abbia le capacità di amare e crescere un bambino. Rispondo anche che avere un bambino nessuno può imporre o impedire a una persona di procreare. Come diceva Roberto, è una scelta, avere un bambino è una scelta, una libera scelta che dovrebbe essere fatta con consapevolezza. Le famiglie omogenitoriali sono una realtà in Italia e lo sono anche in Umbria. Abbiamo un gruppo di famiglie arcobaleno, ci sono due bimbi, il nostro, e poi abbiamo una bimba con due papà e la terza di Terni, che in arrivo la stiamo aspettando in questi giorni, se non ora, perché le mamme sono in ospedale in questo momento. Sarebbero dovute essere presenti, ma ecco, per motivi di forza maggiore non lo sono. Quindi le famiglie omogenitoriali sono già una realtà e per spiegare per chi non è al di dentro, ci sono famiglie con figli avuti da precedente relazione eterosessuale, perché non tutti da subito sanno di essere omosessuali, qualcuno lo scopre con un pochino più di calma. E poi ci sono figli di coppia omosessuale o anche single omosessuale avuti con procreazione assistita. Ovviamente all'estero, perché abbiamo una meravigliosa legge 40 per cui la fecondazione eterologa, quindi con l'utilizzo di gameti esterni alla coppia, non è consentita e non è consentita nemmeno alle coppie eterosessuali che hanno problemi di fertilità. Tante coppie eterosessuali vanno all'estero come facciamo noi. Dunque, ecco, andando però all'estero con un'ora di volo, quindi abbastanza facilmente per le coppie di lesbiche, fattispecie, insomma, nei paesi che circondano l'Italia le nostre coppie sono riconosciute e possono avere dei figli, quindi Spagna, Belgio, Olanda, Danimarca, Regno Unito, adesso anche in Austria c'è stata recentemente una sentenza per cui anche in Austria le coppie di donne potranno accedere alla procreazione assistita. Ecco, per le coppie di papà è un pochino più complicato il percorso, ma comunque fattibile, anzi in famiglia Arcobaleno c'è un grande numero di papà, perché occorre andare oltreoceano, in California, o c'è un altro stato degli Stati Uniti che è l'Illinois, oppure in Canada. Questi sono, diciamo, paesi in cui la gestazione per altri, che è un percorso un pochino più articolato rispetto a quello che abbiamo fatto noi, è possibile con, diciamo, una tutela, senza avere dubbi che la donna faccia questo percorso con consapevolezza. Vorrei dedicare qualche parola su quelli che sono i pregiudizi più comuni sull'omogenitorialità. Spesso sentiamo dire contro i gay non ho nulla, ma loro un bambino no. Questa è un'altra affermazione profondamente omofoba, perché vuole contrapporre qualcosa di positivo, di candido, che è il bambino, a qualcosa di negativo, l'omosessualità. Quindi ecco, è un'affermazione che contiene una grande violenza, a mio avviso. Uno dei pregiudizi più comuni è un bambino ha bisogno di un padre e di una madre. E allora la domanda che io vi pongo è se tutti i bambini che voi conoscete hanno una mamma e un papà e se tutti sono sereni.
auguro. Però di per sé credo che il fatto di avere una mamma e un papà non sempre sia una condizione di serenità per il bambino. E oltre a questo esistono già dei modelli familiari diversi rispetto a quello tradizionale. Ci sono famiglie allargate perché spesso le persone si dividono e quindi il papà ha una nuova compagna, la mamma ha un nuovo compagno, si creano anche degli ulteriori punti di riferimento. Recentemente ho parlato con una signora che mi raccontava che si era divisa dal marito e aveva avuto una figlia con quest'uomo, fra l'altro una storia abbastanza drammatica perché il padre abusava della bambina e lei poi si era riaccompagnata, si era sposata con un altro signore, il quale ha fatto da padre a questa bambina. Cioè, per la bambina il padre non è il suo papà biologico che le ha fatto oltretutto del male, ma questa è una situazione un po' estrema. Per lei il papà è il secondo marito. Ecco. E poi ci sono anche nuclei monoparentali, ragazze madri o più raramente papà soli che crescono i figli da soli, ma può capitare. E ci sono bimbi sereni, quindi di per sé non è il fatto di avere un papà e una mamma una condizione di serenità. E oltre a questo, cioè oltre a poter rispondere guardandoci intorno, ci sono degli studi, in America sono studi trentennali perché è dagli anni 80 che negli Stati Uniti le coppie omosessuali fanno figli, quindi ormai quei figli hanno anche dei figli, probabilmente sono già nonni, e gli studi affermano che non sono a determinare lo benessere psicosociale dei membri di un gruppo familiare, non è la forma del gruppo, appunto, dicevamo ci sono varie forme, ma è la qualità delle relazioni tra i componenti. Un altro pregiudizio legato all'omogenitorialità è i figli, ma non avete paura che vostro figlio diventi omosessuale? Prima di tutto non si diventa omosessuali, si è omosessuali. Seconda cosa rispondo, anche se fosse, per me essere omosessuali non è un disvalore. Quindi anche questa è un'affermazione molto omofoba. E quindi ritorno alla frase, alla domanda che ponevo, all'interrogativo che mi facevo presente inizialmente, che è giusto che gli omosessuali possano avere dei figli? Questo è un interrogativo mal posto. L'interrogativo giusto è giusto che dei bambini che hanno genitori omosessuali non godano degli stessi diritti degli altri? Perché mio figlio non gode degli stessi diritti degli altri bambini, perché la nostra famiglia non è riconosciuta, perché mio figlio che ha 20 mesi e parla adesso, ogni giorno dice una parola di più, lui chiama me, che sono la mamma biologica, mamma, e chiama la mia compagna mamma, e non perché glielo abbiamo imposto, perché la mamma è un genitore di sesso femminile e la mia compagna, che è presente dal suo primo respiro, che ha tagliato il cordone ombelicale, che ha passato la prima notte di vita di nostro figlio in piedi a cullarlo perché piangeva, lei è la mamma. Ma per lo Stato non è nessuno, non è la mia compagna, non può prendere decisioni su Lucas, lei non è nessuno. Quindi, fondamentalmente, famiglia Arcobaleno, che ci ha aiutato per realizzare questo sogno, ci aiuta oggi ancora perseguendo i suoi obiettivi. Gli obiettivi sono il riconoscimento legale delle nostre famiglie, passando ovviamente per il riconoscimento delle coppie. Dobbiamo avere un matrimonio, non dobbiamo avere un dico, un pax, dobbiamo avere un matrimonio che sia egualitario, in uno Stato laico che riconosca gli stessi diritti che hanno le coppie eterosessuali. Questo porterà ovviamente, come nelle altre democrazie europee e anche extraeuropee, alla possibilità di adottare da parte della mia compagna suo figlio. Lei è genitore non biologico, quindi anche come una coppia eterosessuale, il genitore non biologico, qualora una donna si riaccompagni, si sposi, può adottare il bambino della donna, la mia compagna deve avere lo stesso diritto. Vogliamo diritti e vogliamo anche doveri. Diritti
mancano, se considerate, qualora io dovessi mancare, speriamo di no, Lucas perde entrambi i suoi genitori. Perde la mamma biologica e perde la mamma non biologica, perché per la legge Michela, la mia compagna, non ha diritto di tenerlo. E poi vogliamo anche i doveri. Qualora ci separassimo, Michela non è tenuta a niente nei confronti di nostro figlio, non è tenuta al mantenimento. Vogliamo stessi diritti e stessi doveri. L'associazione si propone quindi di combattere ogni forma di discriminazione a cui siamo soggetti noi e potenzialmente i nostri figli, perché ovviamente i nostri figli sono dei bersagli. E per questo organizziamo anche dei corsi di formazione nelle scuole per gli educatori, perché quando ci presentiamo agli asili nido, ci presentiamo come famiglia con due mamme e spesso gli educatori non sono pronti. Comunque, lo strumento che abbiamo in mano tutti noi è quello della visibilità. La visibilità per il benessere dei nostri bambini, per il benessere nostro, quindi di genitori, ma soprattutto per cambiare il mondo. E questa è una cosa in cui tutti noi, tutti voi potete fare qualcosa, perché è solo camminando a testa alta, con orgoglio, vivendo alla luce del sole il proprio amore per il proprio compagno, la propria compagna, andando al lavoro e parlando con naturalezza, dicendo io ho una ragazza oppure io un ragazzo. Questo è l'unico strumento che abbiamo, e per i genitori, ecco, che sono in sala, senza avere alcun problema nel dire che avete un figlio omosessuale, questo è l'unico strumento che, prima ancora di una legge contro l'omofobia, di una legge che riconosca le unioni, questo è l'unico strumento per cambiare la società.